Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, mercato chiuso, ma di mercato si continua a parlare sempre. Voi sapete, si parla sempre di mercato in Italia, nel calcio internazionale in generale. Il tema del mercato è sempre un tema molto intelligente, molto importante. A me piace molto personalmente parlare di mercato perché è un bel tema, è un tema comunque su cui si possono dire tante cose. Ed è arrivato un colpaccio della Juve proprio l'ultimo giorno di mercato. Cioè l'ultimo giorno di mercato la Juve ha preso un altro giocatore, ha preso altri vari giocatori del settore giovanile, piano piano ne parliamo di tutti perché se no non ho potuto fare video l'ultimo giorno, se no ne dovevo fare 20 tutti i giorni, quindi ne parleremo poi nel futuro. Questo giocatore viene dal Southampton, quindi dall'Inghilterra, ed è un giocatore che mi piace molto. Fra poco ve lo presento perché è un bel talento. E piano piano ne parliamo, va bene ragazzi? Piano piano ne discutiamo. Prima di iniziare, che dovete fare? Tre cose semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano praticamente mai video e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, la Juve ha preso un giocatore che si chiama Semedo ed è un giocatore che gioca come punta centrale e viene dal Southampton. Ora, questo acquisto è per la Next Gen, quindi giovanissimo, talento assoluto, è per la Next Gen. Quindi non è un acquisto che al momento, diciamo, è così clamoroso. Però attenzione, perché potrebbe essere potrebbe esserci qualcosa, cioè c'è qualcosa che non va in questo acquisto, vi spiego il perché. Innanzitutto, che tipo di giocatore è questo ragazzo? Semedo è un giocatore altissimo, supera il 1,90 m, quindi una punta centrale enorme, però nonostante abbia un fisico tradizionale per la punta centrale, perché di solito le punte centrali come sono le classiche punte centrali, grosse, alte, forti, nonostante questo lui gioca in maniera molto moderna. Cioè io quando ho dovuto osservare un pochino Semedo, e ho dovuto poi fare questo video per cercare di spiegarvi. Sono andato a cercare le clip, ho visto delle partite, mi sono avvalso dei miei collaboratori. Ho visto che ci sono delle cose molto, molto, molto particolari nel suo stile di gioco. Cioè, Semedo è un giocatore che comunque, da questo punto di vista, sa giocare in maniera moderna per chi gioca. Non è il classico centravanti numero 9 che si mette dentro l'area di rigore e aspetta che tu gli dai la palla per segnare. È un centravanti che torna un sacco, cioè questo se fa chilometri avanti e indietro, bu 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 bu, chilometri, come un maratoneta praticamente, fa avanti e indietro da attacco alla difesa per aiutare la squadra. E questa già è una cosa che a me personalmente fa impazzire, perché io dico un giocatore di livello oggi che vuole fare la punta centrale, vuole essere un giovane talento, non si può permettere di starsi così dentro l'area di rigore a dimmi data la palla per cortesia. No, deve essere un giocatore moderno, giocatore che aiuta la squadra, che torna indietro, che ti dà una mano. Questo è giocatore che a me piace un sacco, l'ho visto giocare nelle giovanili del Southampton, mi è piaciuto, sono contento che la Juve l'ha preso e comunque un giocatore che da questo punto di vista ritengo essere un grande talento. Poi, giustamente, ragazzi, da qui a farlo diventare un fenomeno è un altro discorso, perché giustamente dipenderà da lui, dipenderà da quello che lui farà all'interno della Juve, però già che tu hai preso un attaccante così giovane per la Next Gen è già una grande cosa. C'è una cosa che da questo punto di vista mi lascia veramente interdetto, che mi lascia sorpreso, perché poi è un giocatore che in Inghilterra aveva fatto un discreto successo. Cioè il Southampton pianificava di lanciarlo totalmente, noi siamo andati e l'abbiamo preso, così, molto facilmente. Ora, dicevo ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, abbiamo dovuto cambiare un pochino posto perché purtroppo devo cambiare delle cose, e è una situazione un po' particolare perché questo è un ragazzo che a me piace particolarmente, è un buon attaccante secondo me, è un buon giocatore, però giustamente gli manca un po' tutta quella parte tecnica che secondo me è fondamentale. Penso che la punta centrale oggi sia molto sottovalutata nel contesto in cui ci troviamo, cioè è un mondo del calcio in cui andando avanti nel giro del tempo penso che le punte centrali stiano quasi un pochino finendo, no? Non vedo, oltre alle classiche, quelle due o tre al mondo, grandissimi talenti in quella posizione, cioè ne vedo veramente pochi, anche perché il calcio sta
sta offrendo altri ruoli al momento di più, le punte stanno scomparendo, cioè vedo poche punte adatte comunque al gioco di squadra. Lui è veramente bravo nel giocare per la squadra, è stata una sorpresa per me visionarlo, perché ho notato che da questo punto di vista lui ha tutte le qualità necessarie per aiutare la squadra, cioè riesce veramente ad offrire un grandissimo supporto sotto vari aspetti. E quindi è un giocatore che secondo me per la next gen va bene, forse per noi proprio come squadra no, perché è ancora un po' presto per dirlo, però per la next gen, per quanto mi riguarda, secondo me va molto bene. È un acquisto comunque che deve andare in Serie C, voglio dire, quindi con tutto il rispetto, il livello è quello che è, quindi per quanto si possa insomma, pretendere, comunque sta affrontando un campionato di Serie C, Lega Pro, quindi devi comunque mettere giocatori che siano all'altezza del contesto. Secondo me questo ragazzo è all'altezza del contesto. Credo anche un'altra cosa, credo che lui sia un talento di buona fama in patria, voglio dire, rispettato. È arrivato l'ultimo giorno di mercato, lui si è fiondato qui. Io mi aspetto veramente molto da lui in Under 23, vi devo dire la verità. Poi ti ripeto, posso sbagliare, ci mancherebbe altro, mi auguro di no, ovviamente, però mi aspetto veramente tanto da lui in Under 23. Cioè, vorrei che lui dimostrasse un pochino quello che sa fare, perché è vero che ha un fisico importante, ma uno stile di gioco che aiuta tanto i giocatori. Quindi probabilmente anche un centravanti interessante da vedere da questo punto di vista, e comunque molto intelligente, perché comunque raramente, a mio avviso, si porta e si sbaglia quando si prendono giocatori del genere. Io penso che le punte centrali in generale, facendo un discorso comunque un pochino più ampio, debbano comunque essere diverse dal classico, nel senso io sono molto, molto contrario al calcio classico. Cosa vuol dire? I ruoli classici, cioè per me il mondo del calcio va avanti, il mondo del calcio è in costante evoluzione, quindi vuoi o non vuoi devi purtroppo cambiare modo di fare, purtroppo cambiare stile. Se tu non lo fai, poi non ti puoi permettere giustamente di pretendere, ecco, da questo punto di vista. Quindi mi aspetto veramente tantissimo da lui. È un giocatore che vorrei vedere titolare, vi dico la verità. Ora, in next gen abbiamo un altro paio di centravanti che secondo me potrebbero fare il suo ruolo, però dipende anche da tutto come vuoi giocare, cioè dipenderà anche da come l'allenatore comunque vorrà giocare. Io credo che lui sia più adatto ad un gioco di squadra che a un gioco individuale. Cioè, non ti sto a dire che non segna, ci mancherebbe altro, segna pure abbastanza per essere una punta centrale così giovane. Il problema è che secondo me lui riesce meglio, cioè riesce a fare tante cose. Quindi è un talento che mi ha incuriosito particolarmente nel momento in cui l'ho dovuto, insomma, trattare. È stato un giocatore che ho avuto il piacere di visionare e quindi a me è piaciuto, sinceramente. Non è un fenomeno assolutamente, secondo me non è nemmeno da Juve principale, perché se lo devo vedere in futuro di una squadra di calcio italiana, non lo vedo alla Juve al momento. Poi può essere che arrivi e cambi idea, può essere che lui lavori talmente tanto da farmi cambiare idea, però per quanto mi riguarda la situazione relativa alla Juventus credo che sia abbastanza chiara e credo che sia comunque questa. Da questo punto di vista mi aspetto da parte sua un talento molto molto spiccato, non voglio vedere giochi che non servono a niente, non voglio vedere diciamo, modi di giocare che sono troppo altruisti. Io credo che lui sia bravo in quello che ti ho detto, ma che sia alcune volte deve essere un pochino più agile, proprio di testa, cioè deve essere anche un pochino, no, di testa, cioè no, deve essere più punta. Io lo vedo, questo fa la punta, ma non è una punta pura, cioè deve essere un po' più punta, un pochino più basato sul gol la sua carriera, perché è troppo basata su altri fattori, troppo su un altro stile, che va bene, perché non ti sto dicendo che non va bene, però se sei un centravanti, fondamentalmente parlando, devi comunque agire come un centravanti, non ti puoi comportare come un esterno, per dire, quello è il discorso. Quindi volevo sapere un pochino quello che ne pensavate voi, volevo conoscere un pochino la vostra opinione, perché mi interessa, perché altrimenti non starei nemmeno parlando, ragazzi, mi interessa appositamente, e comunque voglio conoscere cosa ne pensate, perché è un giocatore un po' sconosciuto in realtà in più, quindi per questo l'ho voluto presentare per bene, ho voluto comunque dirvi che tipo di giocatore è, perché so che molti non lo conoscevano, però è un giocatore secondo me di buon livello, di buona qualità, che può comunque aiutare veramente molto per quanto riguarda ovviamente la Juventus Next Gen. Quindi, secondo me, abbiamo fatto un buon acquisto, è un buon giocatore, un buon talento.
Però bisogna aggiustare delle cose, comunque bisogna cercare di aggiustare un po', di essere un pochino più certi nelle pulizie, di essere un pochino più puliti nell'esecuzione dei ruoli. Ecco qual è il discorso. Quindi voglio vedere un pochino cosa farà lui, cosa fa da questo punto di vista il giocatore, sapere un pochino quali sono le vostre personali opinioni a proposito, ovviamente, di questo ragazzo. Fatemi sapere nei commenti.